quindi ripeto, facciamo. Dopo il riscaldamento facciamo il mantra card, 20 se riusciamo. Poi abbiamo lo spinal rock up, il toracic push up e ultimo i crunch classici. Quindi ci mettiamo in posizione plank, ok? E partiamo con 20 movimenti del mantra. Quindi sapete come ve lo faccio vedere la prima volta? Spingo e torno, ok? Cerco di non toccare con la punta del piede. Per chi non ce la fa invece, la voglio fare un movimento semplice. Spinge le due gambe, ok? Una per volta. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bravissime, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a fare lo spinal rock up. L'abbiamo imparato le volte precedenti, ci mettiamo giù, divarichiamo leggermente le gambe in questo modo. Io mi metto così, mi vedete. Andiamo a posizionare le mani a praticamente a livello dei piedi, ok? E poi spingo tutto il corpo indietro, attenzione al collo. In questo esercizio fatene anche solo 5 se non riuscite o se vi tira molto il discorso cervicale. Ok? Andiamo su, tocchiamo con la punta dei piedi se riusciamo, altrimenti andiamo indietro il più possibile. Via. Proviamo e torniamo. 1. Proviamo e torniamo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Ne facciamo altri 10. Proviamo a spingere un pochino di più adesso che siamo caldi. Ok? Via. 1. 2. Cercate di andare su insieme. 3. Braccia e gambe. 4. 5. 6. 7, 8, ancora 2, 1 e 2. Ok, ci siamo, benissimo. Ci mettiamo qua dove via e andiamo a lavorare sui push-up. Allora, vi spiego, che tanti mi dicono che non riescono, eccetera. Allora, facciamo sempre un push up non a corpo intero, quindi in posizione di plank. Appoggio sulle ginocchia, per chi ha male le ginocchia non usa questa posizione, ma appoggia tutto a terra, in modo che non va a forzare sulle ginocchia. Le braccia cercate di, intanto sul torace di push up, uscite fuori dai tappetini se sono quelli piccoli, ok? Più o meno a livello delle spalle, perché io devo scendere, il corpo deve andare in avanti, ok? Fa questo lavoro qua, in avanti. Col toracico andiamo a, ovviamente, nel ritorno, a ruotare il nostro torace, ok? Ci siamo? Fatelo come meglio riuscite, come appoggi, ok? L'importante è che non andiamo solo giù così col culo su, il sedere deve scendere, ok? Siamo pronti? Via! 1 e ruoto, mentre ruoto posso appoggiare il piede, 2 e ruoto, mi do una mano appoggiando i piedi,
3, 4, 5, mentre vado su, guardo la mano che è in estensione, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? E facciamo altri 10. L'appoggio della mano deve essere in linea, quindi in questo modo, non così, ma così, quindi. E andate ad appoggiare bene sul palmo, non deve spingere il pollice da solo. E tanti mi dicono calmare il pollice. E la mano insieme che fa la spinta, soprattutto il palmo. Ok? Allora, rifacciamo. Attenzione anche quando andiamo giù. Quando andiamo giù, chiediamo. Non facciamo questo lavoro. A parte il fatto che se tenete le mani dritte è possibile che andate a piegare in questo modo. Ok? Pronti? Andiamo giù. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Iniziamo a essere già un po' stanchi. Teniamo, 9 e l'ultimo, 10, ok, stendiamo un po', benissimo, andiamo a fare il crouch, bloccata, ok, dovreste vedermi, allora, andiamo in questa posizione, crunch, normale, bene, appoggio i piedi a terra, le mani vicino alla testa come sempre, la testa va su da sola, ok? Andiamo su, solo da alzare le spalle da terra e facciamo 20, 1, ben alzato, 2, sentite lavorare gli addominali, 3, scavate, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, scavate bene sugli addominali quando fate questo lavoro, tenetevi, ok? E veniamo e partiamo col secondo circuito. Il secondo circuito sono affondi all'indietro, i jump, ok? Che rifacciamo col nostro rialzo di 10 cm e poi usiamo la panchetta per i dips, ok? Allora, andiamo a fare i nostri affondi all'indietro. Partiamo, siamo pronti, quindi partenza, piedi uniti, utilizzo il movimento delle braccia e vado indietro. Uno, ok, e due, di nuovo, uno, e due. Otto, nove, dieci, ok, di nuovo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e 10, ok? Sentite che lavorano anche le ginocchia, fate attenzione, come sempre,
quando vado indietro, vado in avanti, del ginocchio piega, senza far questo, ok? Quindi ginocchio piega, senza superare mai la punta del piede, ok? Vado indietro, in questo caso, sono bella spostata, indietro. Ok, bene, proseguiamo con i nostri jump. I jump usiamo il tappetino, sistemate il bordellino e andiamo a saltare sopra, facciamo 20 salti. Potete fare il doppio saltello oppure salto scendo. Chi non vuole saltare può anche, come dicevo, salire velocemente e scendere. Sarebbe meglio fare almeno i primi 10 saltellando, ok? Quindi vado su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, altri 10, pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, dovreste sentire tirare bene i muscoli dei quadricipiti, ma anche i polpacci, ok? Andiamo a lavorare ora su un push-up, anzi abbiamo detto i dips, scusate, dips, lavoriamo su tricipiti, quindi ci posizioniamo bene i nostri dips. Se avete problemi al pollice, non volete sovraccaricarlo, potete anche prendere lateralmente la sedia, andate a lavorare sempre sul palmo della mano, ok? Quindi anche laterale, anziché così, soprattutto per chi ha problemi sia di pollice sia di polso, quindi aiutatemi a metterlo sull'esterno, ok? Pronti, partenza, via, andiamo bene su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la valenza è se ci vediamo bene, 7, quindi spalle, livello, gomiti, 8, 9 e 10, di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, ok. Vediamo un po' i dips li abbiamo fatti, adesso andiamo a fare i crunch inversi. Quindi ci mettiamo giù e lavoriamo con gli addominali. Sempre fatto come vi ho insegnato ultimamente, quindi le braccia le mettiamo a fianco del corpo, andiamo su a candela e da qui facciamo un piccolo, alziamo ancora un po', ok? Quindi uno, leggermente, e discendo fino qua. Due, ok, aiutatevi con le mani. Tre, quattro, poi scendete leggermente da sentire tirare l'addominale, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E proseguiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto,
9 e 10. Ok, cominciamo a sudare un po'. Buttiamo fuori le tossine. Bevete. E partiamo al terzo circuito. Nel terzo circuito abbiamo jumping jacks, gli affondi laterali, push up asimmetrico e i crunch obliqui. Ok? I crunch obliqui li facciamo a bicicletta. Quindi ripartiamo con un po' con il primo esercizio che è sempre dinamico, più degli altri, quindi jumping jacks ne facciamo 20, ok? Apertura e chiusura. Siamo pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Benissimo. Andiamo sul cardio, andiamo a lavorare sugli affondi laterali. Quindi partenza da qui, mi sposto lateralmente, uno, poi mi sposto e mi creo spazio perché non ce l'ho, quindi mi devo creare un po' di spazio. Quindi partenza, uno, due, uno, due, aiutatevi anche con le braccia se volete, uno, due, uno, due, siamo a cinque, uno, due, sei, sette, facciamo doppio, otto, nove, e l'ultimo che fa 10. Ok? Allora, lo rifacciamo. Io mi rimetto a posto. Andiamo. Pronti partenza, via. Uno. Due. Tre. Guardate bene anche sugli abduttori. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e facciamo l'ultima. Ok, 10, ok, perfetto, scendiamo, vediamo se andiamo bene, scendiamo giù per i crunch, scusate, per i push-up, per i push-up asimmetrici, questi avete un pochino più di facilità perché le braccia non sono appoggiate allo stesso livello, quindi una va un po' più avanti e l'altra va un po' più indietro. Quindi vi gestite voi, ok? Sempre solta posizione, perché il ginocchio tutto giù, che va anche bene, perché magari vi aiuta a tenere il sedere più basso. Controllate il sedere, perché gli altri possono venire su questo lato. Allora, posizioniamo una mano, un braccio un po' più avanti, l'altro un po' più indietro e scendiamo. Via. Uno, poi spostiamo. Due, spostiamo. Tre, andiamo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chi vuole si ferma, chi vuole invece si può continuare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vieni giù per sedere, 9 e l'ultimo, 10,
Mi raccomando, se vi accorgete che il sedere lo tenete su, fermatevi. Fatene anche solo due, ma fatti bene. Il sedere va giù. Non va tenuto così, se no così non serve a niente. Assolutamente. Ok, andiamo a lavorare. Buona sui crunch. Abbiamo detto crunch quindi utilizziamo quella forma che facciamo con il fit walking alternativo. Quindi le braccia le mettiamo qui, vicino alle orecchie, alziamo i piedi, piede a martello, fate questo lavoro di spinta e poi aggiungiamo le braccia in modo obliquo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, sempre alzate la schiena, le spalle sempre su, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, benissimo, bravo, e siamo alla fine del terzo circuito. Mentre bevete e riposate, andiamo a vedere il quarto. Nel quarto circuito abbiamo un nuovo esercizio, che è il rear walk. Praticamente andiamo a lavorare con una camminata dorso, quindi braccio e gamba si muovono insieme, braccio destro e gamba destra si muovono insieme. Ci mettiamo in questa posizione e vado avanti così, faccio qualche passo. Uno e due, tre e quattro. Poi torno indietro, uno e due, tre e quattro. Uno e due, tre e quattro. Ok? Quindi muoviamo in questo modo. Facciamo almeno 10 passi. Se avete spazio, muovetevi nella stanza. Più divertente. Chiudete le porte, non fatevi vedere perché potrebbero prendervi. Non manca. Ok? Pronti, via. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vediamo indietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, facciamo ancora una volta, uno, due, tre, quattro, cinque, poi uno, due, tre, quattro, cinque, ok, com'è andata questa camminata dell'orso? Bene, bene per le ginocchia soprattutto. Ok, poi ripassate. Andiamo a fare gli squat. Squat classici, poi avremo il push up classici e poi un crunch total volume classici. Ok. Allora, lo squat, andiamo a farne 20. Attenzione, anche qui le ginocchia non vanno a superare la punta del piede. Per aiutarvi potete anche andare a creare uno squilibrio sul tallone. Quindi io scendo e vado sul tallone in modo che non vado in avanti a forzare le ginocchia. Ok? Siamo pronti? Aiutatevi se no anche con l'appoggio di un muro. Se avete un muro vi potete più o meno un piede, la distanza di un piede. Calcolate, scendete, sentite che toccate il muro e tornate. Ok? Proviamo, via, uno, due, scendete bene giù come a sedervi, tre, quattro, cinque, sei, se sentite che forzate molto nella discesa, potete anche trovare una posizione e fermarvi in questo modo, ok? Appoggiandovi al muro e già lavorate lo stesso, ok? Sette, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quindi quel sistema di appoggio può essere, diciamo, una preparazione allo squat per evitare di andare a forzare il ginocchio. Io già ho spiegato la volta scorsa per chi c'era che chi ha proprio serie problematiche di ginocchio in questo momento non vuole sovraccaricare. Un esercizio molto utile è anche quello di mettersi in questa posizione a ponte, appoggio sulla parte del ginocchio col piede e poi rimanete in questa posizione. E già state lavorando sempre sul quadricipite senza forzare, sentite il ginocchio. Può essere un valido sostituto dello squat, ok? Così come la sedia appoggiata. Bene, dopo gli squat andiamo invece a fare il push-up. Classici, quindi cerchiamo di mettere bene, ancora una volta, la mano fuori dal nostro tappeto, livello spalla, andiamo giù col sedere, ok? Quindi per poter andare in avanti piego il gomito indietro. Pronti? Via. Uno. Bene tutto il core tenuto, ok? Quindi addominale, deve essere tutto un blocco, non vengo su un pezzo col braccio che mi viene su, altrimenti ne faccio solo mezzo perché mi rovino la schiena, ok? Quindi piuttosto faccio solo un pezzo, vengo su, però vengo su tutto in blocco. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, mi riposo e poi ne facciamo ancora dieci, ok? Proviamoci, non ci riesce, se no anche solo uno o due, proviamo anche se non farne metà, fino prendendo solo metà, ma con tutto il blocco del core insieme. Siamo pronti? Volendo anche con le ginocchia appoggiate, così andiamo giù. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok, iniziano ad essere stanche le braccia, chiudiamole, benissimo, andiamo a fare i crunch, total body. Allora, total body, per chi se la sente, quindi tutto disteso giù e veniamo su, cercando di incontrarci a metà. Facciamolo pure con le gambe, non a sigaretta, ma piegate. Chi invece sente che già un po' affaticato, lavora con i crunch classici, quindi veniamo su in questo modo, come abbiamo fatto prima. Per tutti gli altri proviamo a fare questo. Braccia e poi salviamo, ci troviamo a questo livello, ok? Siamo pronti? Via! Uno, due, se riuscite non toccate terra dopo, tre con le gambe, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, e rifacciamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, ok? Benissimo, scendiamo, beviamo e facciamo il quinto circuito. Ormai dovreste essere bene affaticate. Iniziate a sentire che lavora il corpo. Andiamo con i nostri thruster. Allora, thruster, potete prendere le bottigliette, dei presenti che siano facili, utili per il vostro tipo di allenamento.
E poi sapete qual è l'esercizio del lastre? È quello di appoggiare i pesetti sulla spalla, prendere giù il squat e salire su un'esplosione. Ok? Quindi thruster, poi faremo il crossover lunge, poi proseguiremo con le pompate a terra e per finire gli sit-up. Ok? Quindi, allora, partiamo dal thruster. Siamo pronti. Per chi ha problemi, diciamo, di ginocchio, può anche solo andare su e giù con le braccia. Ok? Si mette in posizione di mezzo squat e rimane fermo lì. Per gli altri scendiamo. Uno, via, due, via, tre, via, quattro, via, cinque, via, sei, velocis, sette, veloci, otto, nove, dieci, e ripartiamo, via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, due, nove e dieci. Bravissimi. Perfetto. Andiamo. Partiamo con gli affondi incrociati. Quindi vado ad affondare incrociando i piedi. Ok? Siamo pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Di nuovo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok, bravissimi. Vediamo e poi andiamo con le pompate a terra. Allora, pompate a terra, ci mettiamo posizione. Da non scivolare, ci alluviamo, quindi estrae le braccia, ok? E poi da qui scendiamo, uno, due, mele giù col busto, tre, inchiniamo, quattro, poi la testa in mezzo alle braccia, cinque, testa in mezzo alle braccia, sei, scusate, piscina, sette, otto, forse è meglio farlo fuori dal tappetino, nove, che ve lo portate dietro, dieci, ok? Mi tolgo solo dal tappetino, se no lo faccio scivolare, ne facciamo altri dieci. Allora, posizione, prendiamo ponte. Ok, quindi ci permette di lavorare con le punte, quindi testa tra le braccia e scendo, uno, due, e spingo, tre, su col sedere, quattro, giù con la schiena, cinque, braccia sempre rigide, sei, non le piego, sette, 8, 9, muove solo il tronco, 10, ok, torno su, perfetto, pompate fatte. Ora facciamo il sit-up. Se volete, qualcuno mi ha detto che ha difficoltà a venire su, che i piedi si alzano. Potreste anche mettere i piedi sotto, non so, una sedia, un tavolo, se volete. Ma altrimenti cercate di tenere il più possibile saldo a terra. Quello che dovete fare è la spinta con le braccia. Quindi io vengo su,
posso farlo anche in due gesti, l'importante è che tocco bene qua, i quadricipiti col tronco, col corpo, ok? Quindi vado su, faccio così, lentamente, poi spingo ancora e torno giù, ok? Via, uno, due, tre, quattro, cinque, vedete bene le piede a terra, sei, sette, otto, aiutatevi con le braccia, nove, dieci, i piedi possono essere ricaricati, uno, due, tre, guardate in buona posizione se si sposta, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Bravissime. E anche il quinto circuito l'abbiamo fatto. Passiamo all'ultimo. Allora, sempre il nostro esercizio bello dinamico, usiamo il nostro bellissimissimo tappetino. Allora, spostiamo anche quel che non serve e andiamo a lavorare col tappeto. Side to side. Poi faremo stacco, la gamba tesa. Poi andiamo a fare il quad hop, che è un po' nuovo, e plank, sedia, che è anche uno degli ultimi che abbiamo visto. Quindi, side to side, lo sapete, passaggio veloce, un piede sul tappeto, scambio. Ok? Partiamo e andiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, subito oltre dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok. Bene, via, tappeti e andiamo sullo stacco a gamba tesa. Allora, praticamente andiamo giù con tutto il nostro ventre, alziamo la gamba dietro, mi sposto solo un po', quindi io scendo e alzo, ok? Scendo e alzo, ok? Alzo la gamba dietro e cerco di andare in equilibrio. Siamo pronti? Via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, ne facciamo ancora dieci, dai. Così andiamo anche un po' l'equilibrio. Siamo pronti? Allora via. Uno, sì, si controlla il tavolo dietro. Scusate, uno, due, tre, quattro, bene l'equilibrio, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, bravissime. L'abbiamo fatta. Qua dopo andiamo a fare la rana. Facciamo solo, non l'esercizio completo, salto totale, ma soltanto un pezzo. Quindi posizioniamoci in posizione della rana. Okay? Braccia in avanti, gambe leggermente divaricate, livello delle braccia in questo modo. E poi vado a fare un piccolo salto. Mi metto in questa posizione, quindi per farvi vedere. Salto sulle punte, ok? Lavoriamo così, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Saliamo su, togliamo le ginocchia, perché provare le ginocchia, scendiamo giù e facciamo ancora dieci. Ok? Togliamo, lavoriamo bene sulla spinta. In avanti braccia e cado sui piedi, dai,
anche spingere i piedi dopo. Pronti? Yeah. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bravissime. Scegliamo e andiamo a fare l'ultimo addominale. Bene. Sulla panchetta, che spero mettete una sedia che, no, che tenga ferma, la mia si muove sempre un po', pazienza, regolatevi. Allora, posizione, scendiamo, ok? Piedi, sopra punta, siamo pronti, bene, posizione di plank, scendiamo con la gamba, uno, risaliamo, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, finiamo. Allora, ragazzi, anche oggi l'abbiamo fatta, l'abbiamo terminata. Non vado a sovraccaricare ulteriormente, andiamo a fare invece qualche minuto di stretch. Dall'allungo, consiglio domani di riposare a tutti e di riprendere lunedì carichi, ok? Diamo pure al corpo la possibilità di qualche giorno di riposo, soprattutto se abbiamo qualche acciacco. Il carico fisico lo blocca e non crea più il suo risultato, ok? Quindi facciamo sempre senza andare a esasperare per le infiammazioni, modifichiamo alcune cose anche, perché fare sempre le stesse cose non aiuta. Ok, allora ci mettiamo giù, andiamo a lavorare sui dorsali. Già che ci siamo, mettiamo giù, braccio in alto, gamba che è lo stesso braccio, lo tiriamo, facciamo dei bei respiri, con l'altro iniziamo a tirare verso di noi, recuperate il fiato, piede martello. Facciamo dall'altra, allunghiamo, la gamba viene su, inspiriamo, buttiamo fuori. Ok. Allunghiamo tutte e due le gambe, veniamo su, piano piano piano, e andiamo a tirare punta dei piedi verso di noi, guardiamo con lo sguardo verso le ginocchia, ok? Andiamo a piegare di più le braccia, quindi a tirare ancora un pochino verso di noi le punte dei piedi, la schiena verso i piedi. Ok. Perfetto. Ok. Adesso ci posizioniamo, piede in questo modo. Andiamo a spingere verso il ginocchio piegato. L'altro teniamo teso, punta verso di noi, verso il ginocchio. Ok, allora l'altro. Punta verso il ginocchio e ci teniamo in appoggio sul gomito.
sentite tirare gli adduttori. Ok, perfetto. A palla. Spingiamo bene con i gomiti. Perfetto. Mi metto ancora dritta. Incrocio. E tiro in modo da sentire gli adduttori che tirano bene, fermi, però non in movimento come quando facciamo il dinamico. Dieci, di là, stessa cosa. Perfetto, ci mettiamo anche a via. Ok, buon gatto, dai. Schiera. Inspiro, butto fuori. Piano piano piano, ancora un po' giù la schiena. Inspiriamo dal respiro. Butto fuori. Inspiro. Butto fuori. Lavoriamo un pochino sui piedi, quindi punta su, punta giù, equilibrio. Questo piace un sacco da Milano, punta su, punta giù, rotazione, rotazione, vengo su e giro. Se riesco vado ancora in laterale. Ok, equilibrio, quindi su, giù, rotazione, rotazione, vengo su e tiro. E poi se riesco al laterale. Bene, scegliamo, diamo flessione del busto, andiamo un po' sul busto. Se volete tirate ancora con l'altro braccio. 10, ci spostiamo di là. Flessione, tiro, trazione. Ok. Bene, facciamo ancora una piccola rotazione. Adatti. Di là. Ok, bravissime. Spalle, allora, tiriamo bene braccio, sentite tirare le scapole. Dall'altra, spalle. Ok, precipiti, spingiamo indietro. Ok, precipiti dall'alto. La mano bella aperta dietro, eh?
Bene, rotazione delle spalle. E corro. Posizioniamo le spalle belle in equilibrio. Collo tiriamo, sentiamo tirare tutta la parte destra. E dall'altra. Ok. Mezze rotazioni. Piegamento. Mezzo. E piegamento. Ok, abbiamo fatto. Bene, ragazzi. Dovremmo essere super riposate. Bene, super riposate. Dai, oggi siete riposate, pronte per il weekend. Fate un'altra cosa. Aspetta, mettetevi un po' che vi faccio una foto. Ecco. Siamo tutte brutte. Siete fantastiche. C'è anche nella foto, sento un uomo che parla, chi è? Mio marito, che vuole venire nella foto. Sì, dai, dai, fallo venire nella foto. Vieni, no, no, no. Ansiosa. Un uomo fa sempre piacere nella foto. Ok, dai, ci siamo. Che bei capelli che ho anch'io oggi. Perfetto. Che rasposi. Ciao ragazze, mi raccomando, riposatevi. Andate a fare subito il frullato, chi deve farlo, o mangiare qualcosa di proteine. Non aspettate 2 ore, che poi non avete poi più fame. Bene. Ciao Ale, grazie. Ciao. 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 Metto giù. Ciao Stefi.